Don Salvatore, dopo 2 mesi finalmente il primo funerale che viene celebrato in chiesa. Sì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Quella di oggi è stata una vera benedizione del Signore, perché tante volte abbiamo pregato che tanti fratelli e tante sorelle se ne sono andati senza il rito esequiale, e senza i familiari, e senza i parenti, e senza i vicini. E quindi io, a nome di tutta la comunità, sono stato presente anche alla benedizione delle salme prima della sepoltura. Ho pregato per i familiari, ho pregato per il defunto, ho pregato per tutti quanti. Adesso mi pare che sia un sogno bellissimo di riprendere la celebrazione eucaristica, ossia il rito esequiale. E quando noi diciamo rito esequiale, non diciamo solo parole. Il rito esequiale comprende la passione, la morte e la risurrezione del Signore. Questo è il rito esequiale, questa è la messa, perché noi siamo battezzati e con il battesimo siamo stati uniti a Gesù Cristo nella morte e nella risurrezione. Quindi è importante il rito esequiale e quindi riscoprire il valore della Santa Messa, che in questi 2 mesi certamente nessuno ha potuto prendere la messa. I defunti non hanno ricevuto il rito esequiale e quindi è stata un po' monca la cosa. Mancava di qualcosa, di qualcuno importante, che è lui, ossia la messa. E oggi noi abbiamo ripreso nel nome del Signore per poter dare speranza e fiducia a tutti quanti. Quindi sprono voi, familiari, amici, parenti, credenti, non credenti, praticanti, non praticanti, a riapprezzare il valore della Santa Messa, a riapprezzare il rito esequiale, ossia la messa funebre per i defunti. È cosa buona e giusta pregare per i defunti. Giuda Maccabeo, che quando ha trovato sotto i segni dei defunti, sotto gli abiti, i segni cristiani, i segni credenti, disse: questi defunti sono credenti, bisogna pregare per loro. Ha fatto una raccolta per tutto il popolo e li ha inviati al Tempio di Gerusalemme per la celebrazione di un sacrificio espiatorio. Certo, nell'Antico Testamento il rito espiatorio era il sacrificio di animali, di capre e di tori. Ma adesso nel Nuovo Testamento non è più sacrificio di animali, capre e tori, ma è il sacrificio di Gesù Cristo, la Santa Messa. Quindi è cosa buona e giusta pregare per i defunti. Quindi credete, rafforzatevi nella fede, non tornate indietro, non credete ai dubbi, non fatevi prendere dai dubbi, ma fatevi prendere dall'amore del Signore. E quindi, mentre vi invoco su tutti voi la benedizione del Signore, desidero che tutti quanti ci impegniamo sul serio, non fare la messa esequiale come pia manifestazione, pia esercizio, pia pratica, tutti fanno così e tutti facciamo così. No, lo dobbiamo fare perché siamo credenti, perché noi crediamo alla risurrezione. E quindi la risurrezione di Cristo, la nostra risurrezione con la potenza dello Spirito Santo. Cristo è risorto e noi risorgiamo. Paolo Apostolo ce lo ricorda. Quanti siamo stati battezzati? Siamo stati battezzati nella morte e risurrezione di Cristo. E se Cristo non fosse risorto, la nostra fede era vana. Allora a chi abbiamo creduto? A nessuno? A idoli? A favole belle inventate? No, noi abbiamo creduto e continuiamo a credere a Gesù Cristo. Quindi la nostra fede. Auguri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio grande, Dio.